fare marketing tenendo conto dei bisogni, dei nuovi bisogni che hanno interessato tutti i consumatori. Molti dei cambiamenti che nel 2020 sono stati attivati in realtà non sono delle novità. L'emergenza ha di fatto accelerato tutto, le trasformazioni sociali, i comportamenti umani, i servizi, i prodotti delle aziende, tutto è stato travolto e stravolto dall'emergenza. Mettiamo il fuoco però sui bisogni dei consumatori, perché è importante avere mettere la lente di ingrandimento su questa importante attività se vogliamo rispondere in maniera efficace alle loro nuove richieste. Quindi, nuove problematiche si sono presentate, nuove soluzioni sono necessarie. Mettendo insieme i dati di una ricerca che ho proprio fatto oggi, è emerso che ci sono cinque tendenze che i consumatori stanno mettendo davanti a tutto per fare quindi delle nuove scelte. Il marketing più attento, quello efficace, quello che fa aumentare le quote del mercato, è il marketing che si muove guardando e andando incontro ai nuovi bisogni dei consumatori. Quali sono queste cinque tendenze? Vediamole rappresentate in questa pillola video. Vogliono riprendere il controllo delle proprie vite. Dopo tanta incertezza, hanno il desiderio di vivere e di non solo sopravvivere, ma per prosperare. Quindi vogliono riprendere il controllo. Poi desiderano trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata per occuparsi del loro benessere fisico, emotivo, mentale, quindi trovare un equilibrio. Cercano poi di creare connessioni con altre persone, di mantenere legami di qualità e stabilirne di nuovi, creare connessioni. Vogliono avere spazi personali, multifunzionali e più confortevoli, in cui possano sentirsi protetti e a proprio agio, avere spazi personali. E infine desiderano sentirsi parte di qualcosa in cui credono, sostenere cause importanti che rispettino i loro valori e trovare brand, e qui è importante che ci capiamo tutti, attenti a questi temi come la sostenibilità, l'inclusione e il rispetto delle diversità. Questi cinque atteggiamenti, questi cinque nuovi atteggiamenti, se sono inseriti nelle nostre attività quotidiane, possono trovare l'interesse del pubblico e a questo punto trovare una risposta concreta a nuovi servizi, nuovi prodotti. Ok? Per cui, per chiudere, se c'è un compito anche per te, se dirigi un'azienda che si rivolge, che ha il business rivolto proprio ai consumatori finali, ci sono due domande a cui è importante che rispondi e sono queste. Come può la tua attività andare incontro a questi nuovi bisogni dei consumatori? E la seconda, qual è quella piccola cosa che puoi fare oggi per intercettare quelle tendenze? Le risposte a queste due domande possono rappresentare una grandissima opportunità. Io sto cercando di rispondere per aggiornare anche i miei servizi di marketing perché credo che sia davvero importante dare risposte concrete alle nuove esigenze di questi consumatori, dentro ai quali ci sono anch'io, ma ci sei anche tu. Grazie, buona serata e buona comunicazione a tutti.